Voi sapete la storia è abbastanza grossa, lunga, eccetera. Lui era sfollato a Parigi perché c'erano dei contatti tra la Francia e il Vietnam, che è sempre stato zona di conquista per questa cosa dell'essere punto nevralgico della guerra, di quegli anni che erano di guerra fredda, quindi tra la Russia da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, quindi l'America, diciamo in linea generale, e la Francia. La Francia aveva già colonizzato il Vietnam, quindi aveva parecchi, davvero tanti immigrati normalmente vietnamiti che arrivavano in Francia. Quindi Ho Chi Minh va in Francia, viene da una buona famiglia, più che da una buona famiglia, viene da una famiglia istruita. Anche perché, e quindi va in Francia e la lavora e già ha delle idee e vuole fare tutte le prove di lavoro che si possono fare, quindi da quelle più umili. Lui era là per fare l'università sostanzialmente, quindi là fa anche diventa cuoco bravissimo, perché in Vietnam si mangia benissimo e se potete andateci, e poi passa in Italia sempre con l'idea di allargare e far conoscere la sua idea di comunismo e di socialismo. Poi rientra ovviamente in Vietnam e lì parte tutta la storia del Vietnam del Nord contro tutti gli invasori che erano da un lato i francesi, poi gli Stati Uniti, poi i russi, così non voglio dire altro. Quando è venuto in Italia ha lavorato qui come cuoco. Come cuoco. Anzi, come cuoco e cameriere. Brava. Grazie.